ragazzi, benvenuti su Ali from the Block. Io sono Ali e quest'oggi, come primo video da quando ho cambiato nome, perché insomma quello di ieri era un video di presentazione, c'è ancora una volta un recupero di una miniserie Bonelli che mi era arrivata ieri, però ho programmato il video per oggi, dato che soltanto 2 giorni fa avevo portato il video di un altro recupero. Quest'oggi sono qui per parlarvi di un'altra miniserie Bonelli, anche questa di 18 numeri, e sto parlando di Cassidy. Eccolo qui. Cassidy è un fumetto appunto uscito tra l'8 maggio 2010 e l'ottobre 2011, sempre di Pasquale Ruju come Damian, solo che appunto Damian era uscito qualche anno prima. Questo qui si tratta appunto di un fumetto di avventura che ha tratti del poliziesco, con questo personaggio principale ambientato negli anni 70. Praticamente dopo la serie, insomma la miniserie regolare di 18 numeri uscita appunto tra maggio 2010 e ottobre 2011, uscirono nel 2020 3 numeri delle storie collegate per appunto riparlarci di Cassidy di Pasquale Ruju. È un fumetto ambientato verso la fine degli anni 70, nella seconda metà degli anni 70. Come detto, si tratta di un fumetto d'avventura con venature di poliziesco. Il primo numero è con il soggetto e sceneggiatura di Pasquale Ruju, ovviamente, il disegno di Maurizio Di Vincenzo e le copertine, sia la prima che tutte, insomma, sono state, le copertine sono di Alessandro Poli, lo stesso copertinista di Damian. Vediamo qui il frontespizio. Il primo numero si intitola L'ultimo blues. Io di questo fumetto ovviamente avevo sentito parlare, poi l'ho recuperato a poco prezzo su eBay, e quindi mi interessava parecchio, mi affascina parecchio questo suo mondo. Vediamo un po' di tavole appunto del primo numero con i disegni di Maurizio Di Vincenzo. Sono 18 i numeri, ragazzi, come detto soggetto di sceneggiatura sempre del creatore Pasquale Ruju, con le copertine di Alessandro Poli, mentre i disegni all'interno dell'albo sono sempre diversi, il numero 1 è di Maurizio Di Vincenzo, poi ci sono anche altri disegnatori, tra cui Luigi Cavenago, Gigi Cavenago, che all'epoca si faceva chiamare ancora Luigi, ovviamente, Luigi Siniscalchi, Fabio Valdambrini, poi sto leggendo un po' di nomi che me li sono segnati, Davide Furnò, Paolo Armitano, Gianluigi Gregorini, Elisabetta Barletta, insomma ci sono diversi disegnatori. I fumetti sono in buono stato, considerato che hanno praticamente quasi 12 anni, sono in buonissimo stato. Ovviamente vi faccio vedere la mia solita carrellata e poi ne parleremo ancora un po'. Allora, numero 1 si intitola L'ultimo blues. Bellissima la copertina. Poi abbiamo il numero 2, Le mani sulla città. Anche questa è una bella copertina, si vede che è molto sul poliziesco, anni 70. Il numero 3, Maschere di sangue. La maschera di sangue, scusate. Poi abbiamo il numero 4, Sulle strade di Las Vegas. Il numero 5, Cielo di piombo. Il numero 6, I guerrieri. Il numero 7, Patto criminale. Il numero 8, Il gioco della vendetta. Numero 9, Verso sud. Il numero 10, La storia di Lazaro. Numero 11, Un bacio e una pistola. 12, Rapporto confidenziale. 13, questo è un po' impolverato, Una guerra privata. Il numero 14, Sulla linea di tiro, bellissima anche questa copertina di Alessandro Poli. Poi c'è quel numero 15, Diva. Abbiamo il numero 16, Il ricatto. Il numero 17, Pronto a morire. E poi c'è l'ultimo numero, il 18, Nessun futuro. L'ultimo numero è uscito ufficialmente nell'ottobre 2011, come detto. Quindi tra il 2010 e il 2011 è uscita questa miniserie Cassidy. All'epoca, quando è uscita, non me l'ero filata di striscio. Invece ora sto recuperando un po', come avete visto, ho recuperato Damian, ho recuperato Brad Barron, e qui ovviamente abbiamo anche Cassidy. Avevo intenzione di recuperare queste 3 miniserie, poi vedremo se recupererò qualche altra cosa. Per ora no, dato che ne ho fatti tanti di recuperi, ho tanta roba da leggere. Però ragazzi, che cosa posso dirvi di Cassidy? Da quello che non ho ancora iniziato a leggerlo, ovviamente, magari poi come anche Damian e Brad Barron cercherò di portare il numero 1 qui sul canale,
Se qualcuno di voi sicuramente l'avrà già letto, mi può dire la sua nei commenti. Per quanto mi riguarda, ora li sto mettendo di nuovo in ordine, scusate ragazzi. Per quanto mi riguarda, è un bel, cioè, sembra molto interessante come fumetto. Poi Pasquale Ruju lo conosciamo, ovviamente io da vilaniato, da fan di Dylan Dog, da lettore di Dylan Dog, conosco bene Ruju, che però non si è limitato soltanto a Dylan Dog, appunto ha scritto negli anni Demian, Cassidy. Ora attualmente è su Tex, quindi è un autore che io stimo. Infatti, vediamo la pubblicità di Demian. Insomma, ragazzi, Cassidy mi interessava. Sinceramente, come genere avventura, che vira sul poliziesco, sicuramente è un qualcosa che mi affascinava e lo leggerò e vi farò sapere. Ovviamente fatemi sapere nei commenti se avete letto questa miniserie Cassidy e se avete letto anche i tre numeri delle storie usciti nel 2020, collegati appunto a Cassidy. Come detto, il parterre, più che altro, più che parterre, il roster dei disegnatori: Maurizio Di Vincenzo, che è disegnato numero 1, Gigi Cavenago, Luigi Siniscalchi, Val D'Ambrini, insomma, ci sono dei buonissimi disegnatori. E secondo me, questa miniserie, da quello che ho sentito in giro, da chi l'ha già letta, anche colleghi, amici youtuber, me ne hanno parlato bene, quindi ho preferito recuperarla a un prezzo buonissimo nell'usato. Nell'usato, ragazzi, come sapete, penso che ognuno di voi sappia, si fanno sempre degli affari. Quindi, ragazzi, la miniserie Cassidy di Pasquale Ruju 2010-2011, un buon recupero. Ovviamente non posso dire ancora nulla perché lo devo leggere, però, ragazzi, sono contento di aver recuperato questa miniserie. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti perché per me, lo sapete, è importantissimo. Vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per il supporto, anche per i commenti che mi stanno arrivando, mi sono arrivati e mi stanno arrivando sul cambio di nome, quindi col nuovo nome Ali from the Block, ragazzi, ho già spiegato cosa significa, è un nome a cui sono molto legato ed è legato al mio quartiere, nulla di diverso, insomma, è tutto legato alle mie origini, alle mie, a quello che vivo quotidianamente e a quello che sono, sempre unito alle mie passioni e quelle che porterò sempre in evoluzione qui sul mio canale. Ragazzi, grazie ancora. Mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.